E io ve l'avevo anticipata poco fa, prima della pubblicità, l'onorevole Giulia Sarti, che ci ha raggiunti in studio, parlamentare del Movimento 5 Stelle, è anche stata nominata presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Tra l'altro, onorevole, giovedì una nomina mattina. Proprio ecco, freschissima. Giovedì scorso, sì. Quindi, insomma, un settore comunque delicato. Intanto, auguri, o forse dovremmo dire in bocca al lupo, proprio perché è un settore molto, molto delicato e pieno di nodi. E quindi, da che cosa intende cominciare? Beh, intanto abbiamo già il primo decreto legge di questo governo per cercare di risolvere la situazione di Bari. Sappiamo dell'inagibilità degli uffici giudiziari nel Tribunale di Bari e quindi il primo decreto legge sospende i termini e cercherà allora, di affrontare questo tema. Allora, a favore dei nostri telespettatori, per capirci, insomma, la questione di giustizia a Bari è molto delicata, ci sono delle udienze di rinvio che da maggio scorso vengono celebrate proprio all'interno di alcune tende. Tendopoli. Proprio tendopoli vere e proprie, quindi insomma c'è l'intervento, ovviamente c'è stato anche l'intervento del Ministro della giustizia. Sì, è stata la sua prima visita, il suo primo impegno, quello di non arrivare ad avere un commissario straordinario per risolvere questo tipo di situazioni, ma di preoccuparsene in prima persona anche per trovare poi gli uffici dove si dovranno effettivamente trasferire in via definitiva tutti gli uffici giudiziari, appunto. Quindi il primo decreto legge è questo qui e lo affronteremo in commissione giustizia, partirà dalla Camera e poi ci sono anche degli atti governativi che abbiamo ereditato dal precedente governo Gentiloni e dall'ex ministro Orlando. Oh, tra le cose ereditate su cui insomma sappiamo, ascoltando anche quelle che sono state appunto le dichiarazioni recentissime del ministro della giustizia Bonafede, ci sono anche le intercettazioni, è corretto? È corretto, è una delega che dovrebbe essere esercitata e insomma entrerebbe in vigore il 21 luglio e che noi abbiamo già deciso di voler bloccare, ma questo lo avevamo già anticipato quando un anno fa per tre anni facemmo la battaglia contro quelle disegno di legge governativo che aveva all'interno anche la riforma sulla pubblicazione delle intercettazioni. Quindi stiamo dando seguito a battaglie già fatte come opposizione durante la 17ª legislatura. Oggi che siamo al governo possiamo dirlo con forza e bloccheremo questa riforma sulla pubblicazione delle intercettazioni e cercheremo piuttosto di andare nella direzione opposta, cioè quella di potenziare lo strumento delle intercettazioni che oggi è fondamentale davvero per riuscire a scovare determinati reati, quelli più difficili legati a crimini anche finanziari, legati alla corruzione, legati alla lotta alla criminalità organizzata. Quindi comunque lo strumento delle intercettazioni ambientali eccetera è da potenziare e non certo da temere. Comunque una riforma, ricordiamo, voluta dall'allora insomma ministro Orlando che doveva entrare in vigore il 12 di luglio, quindi non entrerà in vigore. Invece, onorevole, quanto alla possibilità che vengano ripristinati i piccoli tribunali, che insomma sappiamo, abbiamo letto su queste ipotesi, sì, si erano anche un po' scatenati i magistrati, comunque non tutti si sono mostrati d'accordo. E diciamo che nel 2012, quando è entrato in vigore diciamo il riordino della geografia giudiziaria nel nostro paese da parte dell'ex ministro Cancellieri, si è creato comunque una situazione difficile perché a nostro parere, a nostro avviso, i criteri utilizzati non sempre sono stati diciamo quelli giusti per capire dove realmente bisognava chiudere e dove in realtà forse c'era bisogno di far rimanere dei presidi aperti per un maggior accesso della giustizia ai cittadini, ma anche perché magari si tratta di luoghi dove c'è una presenza forte di criminalità organizzata, penso al Lazio e a tutto quello che c'è in provincia di Roma, non stiamo parlando solo di Roma, in tante zone del Lazio ci sono dei tribunali a nostro avviso che forse bisogna riaprire, ma sono tutte cose che cercheremo di rivedere con la dovuta calma e con la dovuta gestione a livello nazionale e non certo per fare favori come è stato in passato di riaperture o di chiusure a destra e a manca a seconda del peso del deputato del senatore di turno che faceva le richieste, perché anche questo abbiamo visto. Anche perché comunque la campagna elettorale a questo punto è finita, certo ci sono ovviamente le prossime europee della primavera 2019, ma insomma abbiamo un anno e anche le regionali, sì è vero, però insomma un po' di tempo c'è. Comunque dalle parole ai fatti, ma anche ai commenti insomma dei ballottaggi, guardando un po' a quella che è la situazione a livello nazionale, cioè queste ultime elezioni amministrative e a conferma di quelli che erano già risultati delle amministrative di due settimane fa ci consegnano comunque un paese molto diverso. Intanto se si aspettava i risultati che ci sono stati, se c'è qualcosa che l'ha sorpresa, ma anche se contenta, perché se comunque guardiamo i ballottaggi, onorevole, in effetti troviamo
una quasi un'imposizione della Lega, un po' a discapito, e se lo sente insomma questo peso della Lega, e molti dicono che fa ombra al Movimento 5 Stelle. Come la vede lei? E penso che sui territori è sempre stato così, il Movimento 5 Stelle... Cioè le amministrative non vi hanno mai più di no, tanto... No, non hanno mai, diciamo, non abbiamo mai avuto un'imposizione forte a livello nazionale sui dati delle amministrative. Noi ovviamente dobbiamo confrontare con le precedenti amministrative del 2013 e il punto è che regionali, amministrative e politiche sono tutte elezioni molto diverse tra loro. Noi sui territori siamo forti dove c'è un lavoro pregresso, dove ci sono gruppi che lavorano da anni e non certo liste improvvisate e, diciamo, all'ultimo momento. Questo è per far capire che in un territorio difficilissimo come sono stati in questo caso con i ballottaggi, prendo due esempi a caso perché ce ne sono tanti che possiamo fare, ma Avellino e Imola sono forse a mio parere quelli più significativi, perché in alcuni casi sì, è stata riconfermato il Movimento 5 Stelle dove già governavamo, però in altri casi come Avellino e Imola sono roccaforti storiche, Avellino della DC, Imola del cosiddetto centro-sinistra. E qui vediamo poi, proprio le persone. Esatto, Manuela San Giorgi che partiva da una situazione di svantaggio totale perché eravamo comunque al primo turno ad un 29, risultato immenso ma comunque ad un 29, e invece si è arrivati a questa percentuale, questa Avellino con Vincenzo Ciampi. Sì. E quindi questa situazione di Avellino e Imola ci permette comunque di avere... fiducia tantissimo sui territori dove si fa un lavoro storico da anni, dove ci sono i nostri attivisti e consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali che si impegnano da tanto tempo, e non spaventa affatto, diciamo, il risultato della Lega, perché non deve spaventare, deve piuttosto secondo me spronare tutti i nostri attivisti e i nostri consiglieri comunali a darsi da fare, a creare una maggiore rete tra noi che siamo adesso qui forza di governo e i nostri territori. Quindi l'autocritica ci sta, ma è importante dire che noi ci siamo presentati da soli, come al solito il Movimento 5 Stelle è stato coerente, si è presentato con una sola lista con 20-30 candidati, ci scontravamo contro Golia veramente, perché si tratta sempre di avere accozzaglie di partiti che si uniscono in tantissime liste civiche, prendono davvero degli apparentamenti a destra e a manca per avere fino in certi casi a centinaia di candidati. Noi soltanto con i nostri 20-30 candidati a seconda delle città siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Però lei dice, insomma, più o meno questi risultati li abbiamo avuti diciamo in luoghi dove in effetti non c'è stato il tempo comunque di lavorare, dove non c'è stato, diciamo, un lavorio che è durato anni. Però se guardiamo a Roma e guardiamo, insomma, i municipi, l'ottavo due settimane fa e ieri il terzo, quello è un segnale? Come si deve leggere quel risultato lì nei municipi? Quello è segnale che il lavoro a Roma e su Roma è un lavoro immenso e che dovrà continuare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e probabilmente i veri risultati dal punto di vista elettorale si percepiranno secondo me fra uno o due anni. Ricordo però una cosa, che a Ostia dopo un anno di amministrazione Raggi siamo riusciti anche lì a vincere nel decimo municipio, proprio perché c'era una situazione dovuta allo scioglimento per mafia e quindi a una imposizione forte da parte della criminalità organizzata su quel territorio. Lì è stata premiata la nostra candidata e quindi sta governando il Movimento 5 Stelle nel municipio di Ostia. Al terzo ed ottavo municipio probabilmente bisogna fare un ulteriore lavoro per far capire di più ai cittadini romani che cosa sta facendo questa amministrazione anche nei loro territori, e bisogna tornare a risolvere i problemi pratici, quelli di tutti i giorni. Per ripristinare le regole, lo abbiamo sempre detto, ci vorrà tempo, perché Roma è una responsabilità, da un certo punto di vista, lo abbiamo sempre detto, forse anche più certe volte del governo di un paese, proprio per il carico che ha quell'amministrazione Raggi. E quindi io penso che già il fatto di fare delle gare finalmente legali, delle gare pubbliche senza gestione clientelare degli appalti, tutta una serie di percorsi che sono stati iniziati, ma per vedere veramente i risultati e i riflessi bisognerà forse aspettare. Ultimissimo. Prima domanda, che poi in realtà, insomma, è solo per incidere di più su un aspetto che in effetti, onorevole, viene riportato un po' da tutti. Quindi a voto chiuso, a risultati avuti, c'è dal suo punto di vista però uno sbilanciamento in questo
che esce dalle urne tra Lega e 5 Stelle? Cioè, viene rinsaldata secondo lei questo patto giallo-verde che c'era a livello nazionale, oppure il fatto che comunque ci siano molti comuni italiani a trazione Lega in qualche modo può danneggiare il Movimento 5 Stelle, l'immagine del Movimento 5 Stelle, stando anche alle cose insomma un po' che si leggono? No, noi abbiamo sempre giornali. Detto una cosa, questo è un governo che non continuerà a tagliare sugli enti locali, ma che cercherà piuttosto di supportare i sindaci, e questo perché le politiche in sfavore purtroppo nei nostri enti locali sono state dannose. Quindi non è importante guardare diciamo alla bandierina, ma guardare alle esigenze dei territori, e è semplicemente confermato il fatto che il Movimento 5 Stelle c'è sui territori, la Lega farà i suoi percorsi, noi nostri, e c'è questo contratto di governo a livello nazionale su cui ci siamo vincolati insieme, e ricordo che non è un'alleanza, ma appunto essersi presi diciamo la responsabilità di portare avanti dei punti programmatici precisi. Non un'alleanza, ma un contratto, insomma, come è stato definito sin dall'inizio. Grazie onorevole Giulia Sarti per essere stata con noi. Grazie a voi. Tornando allo schema politico nazionale, andiamo a fare il